Siamo pronti per la colazione. Abbiamo il nostro tavolino, abbiamo il tetto di paglia, un altro baldacchino coi puff, la piscinetta e io ho appena cucinato questo fantastico pancake. Consiste in proteine in polvere, un uovo intero e tre bianchi, cannella. Abbiamo del cioccolato 100% dark di Bali, dei lamponi e del miele. Questa mattina mi sono alzato super presto, sono andato ad allenarmi subito in Body Factory, ho fatto una super seduta upper body. Ora mi godrò questa mia colazione, dopodiché scooterino e voliamo in una città a circa un'ora di distanza da qui. Si chiama Ubud e oggi vi porto a vedere un bellissimo tempio, uno dei più importanti di Bali, più grandi. Non ci siamo mai stati, sono super excited. Ci vediamo tra pochissimo nel prossimo clip. Ecco ragazzi, siamo da front, il mio long black fantastico, compare il banana bread. Onestamente non mi ispira molto sto banana bread, ma no, è buonissimo. Ma lei dice che è il banana bread migliore almeno per me. Changu, com'è questa fruit bowl? Hanno esagerato con il coconut yogurt. Una bellissima faccina, secondo me vista da qua una scimmia, ma vista al contrario la Chiara dice che è un gatto. Ma è un gatto. Però vista al contrario è una scimmia. Sto banana bread, allora faccelo vedere cosa ci dice. Non ho ben capito perché non vale così tanto la pena. No, questo banana bread è, boh, non so, è sempre esaurito. È improbabile. Noi uscivamo sempre dall'intensivo con Mark ed era perennemente finito. Non sono un fan di banana bread, quindi onestamente preferisco non sprecare calorie per queste cose e mi godrò il mio long black. Appena arrivati a Ubud, siamo entrati in questo locale perché dobbiamo aspettare l'amica di Chiara. Si chiama Milk and Madhu, locale molto bello. Chiara è già dentro che ci aspetta e la cosa bella è che non appena siamo arrivati qua ha cominciato a piovere, quindi ci è andata anche un po' di culo, non abbiamo preso l'acqua. Come vedete indosso la mascherina. Qua a Ubud rispetto a Changu le restrizioni sono un pochino più serrate e quindi è bene rispettare le regole, onde evitare di essere ingabbiati qua dalla polizia di Bali. Comunque ragazzi, guardate la pioggia. E questa volta è andata veramente bene perché avremmo rischiato di lavarci completamente. Eccoci, siamo arrivati al tempio. Abbiamo il nostro socio qui balinese che ci accompagna. Qui è incredibile che si riesca a filmare in questo modo senza nessuno. In una giornata normale qui sarebbe stato veramente strapieno di persone. Veramente incredibile. Questo è l'ingresso del tempio. Veramente le solite scalinate. La porta non può mancare. Scusa, puoi dire qualcosa? Che non devi essere invadente, cioè guardare se gli altri stanno facendo le foto, se gli altri stanno facendo le storie, ci sei sempre tu dietro a parlare, a urlare. Cioè. Ma con quegli occhiali dovevo andare? Cioè, ma credi di essere credibile? Andiamo un po', vi porto a vedere questo, non saprei che cosa sia, piece of art. Questi posti comunque sono veramente sempre incredibili. Allora, il nostro amico qua di fianco ci dice che dalla parte centrale non si può entrare, possono entrare solo coloro che vanno su a pregare, quindi noi dobbiamo entrare da questo corridoio laterale. Sostanzialmente ci hanno detto che dobbiamo essere accompagnati da un local, quindi da un balinese, perché si sta svolgendo una certa cerimonia di qualche tipo. Non abbiamo capito se è una cosa vera o no, però insomma ci fidiamo, ci farà un po' da guida in questo tempio bellissimo. Intanto sto respirando con la mascherina. Insane Stone, Feel Universe, ma in questo momento, a dirvi la verità, faccio fatica a respirare. Mi sembra veramente di
camminare in carenza d'ossigeno con queste mascherine, non se ne può veramente più. Un fantastico cane, si gode la quiete di questa zona. Forse hanno ragione a dirci che non possiamo entrare da qua. Do not enter for prayer only. Noi dobbiamo prendere le vie laterali. Mi hanno dotato di sarong per poter accedere ai templi. Vediamo se riesco a farvi vedere. Che sono finite quelle due là? So on the right side we have the Shiva temple, right? This is the Shiva. And then the other one in the top for Brahma and the one on the left side behind for Vishnu. Ok. Chiara, la nostra guida balinese ti sta rubando il lavoro di spiegarci di che cosa si tratta. Però vedete ancora una volta, do not enter for prayer only, questo qua è il cuore del tempio, non possiamo entrare noi. Però nelle chiese noi possiamo permettere. Sarebbe di entrare. Io super interessante. Scusa? Scusa le lamentele indonesiane, permetti? Che nelle chiese noi, cioè tutti possono entrare, invece nei templi indù noi non possiamo andare mai. Perché noi europei permettiamo lo scambio di cultura. No, insomma. Questa è una cosa diversa, perché indù non si diventa, cioè ci si nasce, quindi non è una conversa, cioè non c'è posto, non ci può essere conversazione. Spiegalo a tutti perché è interessante. Magari qualcuno lo sa, anch'io non lo so, quindi. Che nella cultura indù non, cioè, ci può essere una. Cioè un cristiano cattolico si può convertire indù? Potrebbe convertire, ma comunque non c'è una reale conversione, è più una condizione di nascita. Quindi comunque i cuori dei templi, anche in India dove c'è il darshan della divinità, se non sei in uno non puoi entrarci. Questo qua è il Vishnu Temple, right? Yes, this is Vishnu Temple. Il simbolo della protezione. Questi scalini sono incredibilmente alti, non sembra, ma veramente è uno squat ogni gradino che si fa. Questi demons sono veramente strepitosi. Qui una bellissima panoramica. Tutti questi tetti vanno a costituire un villaggetto. E il nostro amico qua diceva che è il villaggetto in cui vivono tutte le famiglie dei priests, quindi dei preti, e di chi si occupa di tenere pulito il tempio, di fare le cerimonie, tutte queste cose qua. Chiara intanto sta facendo la guida turistica con la sua amica Nicole e ci esclude da questi suoi racconti. No, siete voi che volete rimanere ignoranti, quindi, e parlare di soccer con il nostro amico. Io sto diventando amico della mia guida, quindi cosa stavi soccer raccontando al nostro pubblico qui, che so è una persona? Cos'è questo? È un serpente, esattamente, vedete? Il corrimano in pietra di questo, del perimetro alto del tempio, è un serpente, giusto? Sai che c'è il Monte Meru, che è la montagna, quindi considerato l'asse centrale del mondo, e alla base c'è sempre il serpente arrotolato. Quello è nello stesso mito della zangolatura dell'oceano di latte, dove i demoni lo tirano da una parte e gli dai dall'altra per fare la zangolatura del latte. Amrita, che è raffigurato meno male ovunque. Vedi una montagna con il serpente arrotolato, i demoni e gli dei che tirano dall'altra. C'è molte rappresentazioni se ci fai caso, e comunque come vedete ci sono sempre le teste che ci sarebbero, cioè non tanto di drago quanto di naga, di serpente, perché è il re dei serpenti, perché se notate ha sempre la corona, sempre dei gioielli. Perché io non l'ho ancora detto, ma devi dire in che tempio siamo. Del Besakih Temple, che è il Mother Temple di Bali. Besakih Temple, che è il Mother Temple di Bali. Besakih nella tradizione indiana è Vasuki, giusto? E quello arrotolato al collo di Shiva, che si dice che abiti qua ai piedi del Monte Agung. Però peccato che sia un po' nuvoloso, in realtà è una vista limpidissima, però ci sarebbe il vulcano. In realtà lì dove sto indicando in questo momento abbiamo il tempio di Shiva. Invece ora noi siamo al tempio di Vishnu. Questi sono i Naga, giusto? E vedete che hanno sempre questa sorta di corona in testa. In realtà questo è un tempio fondamentale, perché si dice che appunto questo maestro, l'insegnante, insomma, che ha portato poi qua l'induismo, abbia, non so se è tenuto qua il primo discorso o ricevuto comunque la visione di Dio o l'illuminazione, cioè l'illuminazione più nel buddismo, quindi comunque una visione del Dio, quindi tutto molto interessante. Però dovresti parlare in camera.
Cioè, non dovresti toglierti gli occhiali, sistemarti mentre parli di ste cose. Un'altra informazione interessante: le statue hanno questi turbanti, questi drappi, per renderli più simili agli uomini. Altri altari. Vorrei rimarcare la fortuna che abbiamo nell'essere qui in questo posto, in questo momento, senza praticamente nessuno. Siamo solo noi tre. Incredibile. E devo anche dire che siamo stati super fortunati, perché fino a poco fa pioveva che veramente Dio la mandava. In realtà adesso fa un caldo abbastanza assurdo. Intanto ci sono tutte queste campanelline, come si chiamano? Sono spettacolari perché fanno questo sound molto caratteristico. Questo è il tempio di Shiva, sempre. Dovevi spiegarci della Trimurti, in realtà. Hai voglia? Questa Trimurti, spiegaci in due parole, due parole, veloce. La Trimurti indiana è la... sono Brahma, Vishnu, Shiva, creatore, conservatore, distruttore dell'universo, e così strutturato sempre a tre. Tu hai detto due parole. Il nostro amico ci ha fatto tre fantastiche foto, e poi Chiara chiaramente ha richiesto la foto singola, sempre un po' egoista. No, è un influencer. Tra l'altro volevo concludere questo video raccontandovi cosa ci ha raccontato prima il nostro amico guida. Domani, in questo mega altare che hanno creato qui, verranno effettuati dei sacrifici, perché questo è il weekend in cui viene celebrato il Niepi. Vi parleremo del Niepi. E niente, quindi questa location è una location in cui... Attenzione, mi ha salvato da una cacca intanto. E questa... posso finire il mio racconto, per favore? Oh, se vuoi pestarla a merda, ti faccio pestarla a merda, eh. Grazie allora che mi hai salvato. Quindi stavo dicendo, questa è una location in cui verranno fatti dei sacrifici animali, tra cui bufalo, bue, non ho ben capito che cosa intendesse, e altri animali, e questo avverrà domani perché è il weekend del Niepi. E niente, quindi con questa chicca io direi che proseguiamo il nostro tour e usciamo dal tempio. Prima di chiudere voglio far vedere una cosa, perché è veramente incredibile. Qui solitamente è il classico stradone davanti al tempio, dove di solito ci sono folle incredibili di gente, tutti questi baracchini aperti, e invece non c'è nessuno, è completamente vuoto. Il Covid è riuscito a fare anche questo. Praticamente è impossibile visitare un tempio così come l'abbiamo fatto noi oggi, quindi ringraziamo in ogni caso di aver avuto questa possibilità. E ora saliamo sulla car e proseguiamo. Attenzione, attenzione, eccomi di nuovo. Nicole ci ha stupiti, ci ha portato in un fantastico posto, ma se volete sapere dove siamo ora e cosa andiamo a vedere, seguite il vlog di domani. Potrete scoprire dove siamo ora e vi potrete godere questa fantastica giornata. Yeah!